Maria Dinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, ben trovato. Io c'ero, vi sentivo pure prima comunque. Allora non lo C'avevamo so. problemi Allora, sulle... no, Ecco. ma non mi fare il gesto Vi siete messi dell'ombrello. d'accordo col Il fonico perché regime hai fa il voluto gesto coprire il dell'ombrello. fonico, Mario. Però tu rispondevi, Mario, mi fate degli scherzetti, È vabbè. giusto, no, rispondevo pure, è Rispondevo. tutta colpa vostra. Allora, Come tutta Mario, colpa nostra? è sempre colpa nostra. Mario, presidente del Popolo della Famiglia, autore di 3 figli, Infatti sì. autore Anche incontrastato. quindi io sono sopra media. Tu sei sopra me. Che succede? È preoccupante questo calo demografico? Direi di sì, no? Ma è ovvio che è preoccupante, lo sappiamo ogni anno, ogni 6 mesi noi monitoriamo questi dati, ogni 6 mesi facciamo la stessa strappata di capelli, lo sappiamo, non è che da 10 anni, ogni anno noi battiamo il record di natalità in negativo, ogni singolo anno da 10 anni a questa parte. Ora, se noi abbiamo questo tipo di problema, non è lo strillo che facciamo tutti i giorni dopo il rapporto Istat, perché questa è una cosa che avviene tutti i giorni dopo il rapporto Istat. Il tema è come si esce dalla questione denatalità, come si inverte una curva di questo genere che è gravissima, è la principale tragedia italiana, noi non ci rendiamo conto. E l'altra cosa bella che contiene il rapporto Istat, che è un dato positivo, è che l'età media cresce. Avrete letto che nel Sì, sì, rapporto sì. Istat le Sì. donne arrivano a 85,2 anni di aspettativa di vita, cioè mia mamma che ha 73 anni può aspettare di vivere almeno fino a 85,2 in termini medi. Ora, se si innalza l'età media della popolazione e si abbassa il numero di nascite, cosa vi viene in mente? La prima cosa che vi viene in mente, ma chi le paga le condizioni pensionistiche di un'Italia che diventa progressivamente sempre più vecchia? Che abbiamo fatto noi come governo per risolvere la questione? Abbiamo mandato addirittura le persone in pensione prima. Questa è la cosa geniale che abbiamo fatto in Questo questi però anni. servirebbe per fare Mandare le persone. spazio, cioè nell'idea. l'idea è fare spazio ad una nuova occupazione e mandare in pensione persone che magari non ce la fanno più di andare a Bene, lavorare, e no? come la paghi la pensione per decine di anni alla gente quando mia figlia, che è appena nata, visto avete citato le mie figlie, la mia ultima figlia, Ioanna Benedetta, ha un'aspettativa di vita media di 104 anni. L'aspettativa di vita dei neonati 2018 è 104 anni per le donne. Ora, mi spiegate come si fa a sostenere senza nuovi nati, con 359.000 italiani nuovi nati, una condizione di decine di milioni di persone che a 60 anni vanno in pensione per 44 anni. Com'è possibile immaginare? Ci aiutano un po' i migranti, o sbaglio? Allora aveva ragione Ma... Boeri, Mario. Allora, se la soluzione però è sostituire la popolazione italiana, Sostituire. facendo arrivare i pakistani e i bengalesi, ora è chiaro, e non ho niente contro, figure se è un approccio razzista, ma vi viene in mente la prima questione che si apre se tu immetti al posto dei nati italiani Sì. milioni di pakistani, bengalesi, cingalesi? Cosa succede? La prima cosa che vi viene in mente è che si abbatte il salario. I livelli salariali, evidentemente, perché sono masse di popolazione disposte a lavorare per salari molto inferiori rispetto ai salari che prendono gli italiani. Mediamente si abbatterà inevitabilmente il reddito degli italiani. La soluzione non può essere quella migratoria, l'unica soluzione è tornare a fare figli. Avete mai trovato dal governo Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Di Maio, Salvini, una cacchio di proposta che batta la denatalità? Perché questo è il tema. Non Se ne fare cioè parla, la Mario. Ora si parla trasmissione sempre dei della migranti. famiglia, la centralità della famiglia. Servono aiuti per la famiglia. Io ho scoperto, ad esempio, che l'asilo nido nella detrazione delle tasse puoi fare un massimo 600 euro e il 20% ovviamente ti puoi scaricare. Questo per fare un esempio, che 600 euro li paghi in 2 mesi più o meno di retta media dell'asilo, in 2 o 3 mesi, a fronte di 11 mesi invece di.
no, di frequentazione. Cioè, neanche il minimo sindacale mi pare si riesca a fare da questo punto di vista. Ma vi siete accorti che il decreto famiglia era la cosa su cui si accapigliavano 3 giorni prima delle elezioni e che subito dopo le elezioni il decreto famiglia è sparito dal dibattito politico? Vi siete accorti? Sì, sì, non se ne parla. La famiglia è un classico tema che si usa fino al giorno del voto. Dopo il giorno del voto non si fa più un provvedimento, mai, lo ripeto, ho citato governi di ogni colore, di destra, di sinistra, giallo-verdi, tecnici, qualsiasi tipo di governo, e sono tutti governi in cui i leader hanno fatto proclami a favore della famiglia. Non è stata mai assunta una decisione legislativa che aiuti realmente a abbattere la denatalità. Noi lo abbiamo spiegato con una piccola proposta, che poi c'è stata anche copiata, ma in campagna elettorale, poi non la depositano in Parlamento. Allora noi ce la siamo andati a depositare prendendo le firme per la strada, che si chiama reddito di maternità, con cui è l'unica cosa con cui riparte la natalità in Italia. Se vuoi far ripartire la maternità in Italia, devi finanziarla. Quindi secondo te il problema, Mario, è prettamente economico. Io lo vedo anche di futuro e di prospettive, no? Perché è difficile... Io ti dico che se noi adottiamo il reddito di maternità domani mattina, 1.000 euro al mese alle mamme che decidono di fare le mamme e stanno a casa invece di fare le cassiere di supermercato, le commesse di negozio, le segretarie degli avvocati, le lavatrici di scale, gli dai 1.000 euro al mese e gli fai fare la mamma, che è uno dei mestieri più belli che una donna possa fare, e riconosci che quella della mamma è un lavoro in questa maniera, e Dio sa quanto sia faticoso fare la mamma 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Se fai questo riconoscimento con la legge che noi abbiamo tra l'altro depositato in Parlamento, di paternità, Mario, cioè, ci stavo pensando, io devo dire, facciamo, e di paternità? Cioè, se quel tipo di lavoro, di lavoro, lo volesse fare il padre invece che la madre, come la vedresti? Cioè, io lo farei. Se tu ti metti dal punto di vista del bambino e hai figli, sai benissimo che il rapporto simbiotico della prima infanzia che c'è tra la mamma e il bambino non è quello che c'è tra il papà e il bambino. È un dato fisiologico. Sì, quello è vero. Non battibile, è la natura che crea questa cosa. Allora, se tu investi sul diritto della donna a poter scegliere di lavorare fuori dalla casa, ma anche di poter scegliere di fare serenamente la madre, tu abbassi domani mattina il problema della denatalità. Allora, guarda che dato che ti do, secondo il rapporto 2019 Istat, 3 donne su 10 non cerca lavoro per motivi legati a maternità o cura, colpa del welfare familista. Secondo il rapporto 2019, uno dei problemi per la piena valorizzazione delle risorse che possono contribuire allo sviluppo del paese è la difficoltà nel conciliare il lavoro retribuito con quello in famiglia. Questo aspetto è determinante per la partecipazione femminile al mercato del lavoro e a costituire un fattore importante nei comportamenti demografici e nelle scelte di fecondità, no? Quindi ha ragione Mario, cioè è la conferma di quello che dice Mario. C'ha ragione di Orfi. Dobbiamo immediatamente approvare il reddito di maternità e riconoscere lo status di lavoratrice della donna madre. Si dedica in via esclusiva alla crescita del figlio e alla cura della famiglia. È l'unica strada concreta con cui si batte la principale tragedia italiana, che è la denatalità. Ma quanto costa? Un'altra proposta. Mi dicessero qualche altra cosa, ma non voglio più sentire il giorno dopo il rapporto Istat la tragedia di chi dice: oddio, abbiamo scoperto che del 2008 si facevano 140.000 figli in più, perché nel frattempo c'è stato il 2009, il 2010, il 2011, eccetera, eccetera. Ogni anno abbiamo tutti letto i dati e ogni anno abbiamo scoperto che questa è la principale tragedia italiana. Ora è il tempo delle soluzioni. Ci devono trovare una cacchio di proposta. Noi l'abbiamo messa per iscritto. Si fa domani mattina, è in Parlamento depositata. Se la approvino, ce l'hanno pure copiata. Quanto costerebbe, Mario? Una bellissima Giorgia. A Giorgia Meloni costa 1 miliardo.
il primo anno costa 1 miliardo, il regime ne costa 3. E chi l'ha copiata? Chi ve l'ha copiata, Mario? Vabbè, ma che ci importa chi l'ha copiata? La Meloni fece un bellissimo striscione in campagna elettorale per l'Europea davanti a Montecitorio con i passeggini. A me non interessa niente se ve la copiano e si fanno sì, il mezzo certo, loro. Certo. Però approvate questa che è la nostra idea chiave. Allora. Salva il paese dalla denatalità. Approvatela domani mattina, perché noi l'abbiamo vista in approvate, approvate il reddito mattina. Di maternità, mi raccomando. Allora, SMS, anzi WhatsApp. Non, perché non sia per i papà non mi va bene. Senti Matteo, mamma mia, non gli va bene che so per i papà. Ma è uguale, che c'entra? È uguale, no? Ma, poi, ma poi scusa, ma come dice Adino? Dai, ha ragione, no, ma su quello sono le prime fasi, ma che scherzi. No, mio figlio la sera non me vuole neanche guardare in faccia. Se ti sente, tua moglie stasera dormi sulle panchine di Monte Rotondo. Sì. Ma spiega a tua moglie che è normale, è naturale. Certo. La fregnaccia che siamo tutti uguali è una fregnaccia, è una roba che mi raccontano che vuole omogenizzare il maschio con la femmina, ma non è la stessa cosa, siamo diversi, grazie a Dio. Meno male, bravo. Qui colgo una leggerissima polemica da parte tua che però glisso. No, ma è piaciuto il grazie a Dio alla fine, diretta, siamo diversi. In diretta. Non vorrei mai essere donna. Allora, intanto arriva un messaggio che diciamo non corrisponde al tema, ma è indirizzato a te. Mario, buongiorno. Adinolfi parla come se i figli li avesse partoriti lui. Hai mai provato un travaglio, Adinolfi? Saluti da Giovanna, madre di due figli. Ciao Giovanna. Però capisco... Adinolfi, dai, tu parli dei figli come se avessi partorito tu. Dai. È proprio quanto conosco bene il travaglio e il rispetto la figura femminile che faccio queste proposte, proprio perché so quanto è decisivo. Ma tu sei posso dire una cosa, su questo posso dire una cosa, la razza umana si sarebbe già estinta se a partorire fossero stati sì. i maschi. Ma tu ti immagini noi a sopportare quel il travaglio dolore. E il parto, cioè, ma non ci pensavamo. Ma tu sei stato proprio. Con Silvia in... la reazione. Sì? Stai dicendo, Mario? Dio la creazione l'ha fatta bene, Dio la creazione. Quindi dice, l'ha capito a chi doveva affidare. Gliel'ha affidata. Senti, ma tu hai seguito, assistito Silvia in sala parto, Mario, o no? Mai in sala parto sarei svenuto tutte le volte, quindi fuori dalla sala parto, se rischiamo di svenire pure fuori dalla sala parto. Ah, pure fuori dalla sala parto, sai che a me me lo dicevano pure questo, che il vero rischio è quello là. Va bene, dai, va bene. Allora, intanto ci mandano foto. Intanto l'ascoltatore ci mandano pure i meme erotici sul tema, Mario, vedi che cosa fai tu, scateni la fantasia degli ascoltatori, c'è una... In questo meme c'è una donna in reggiseno e tanga che dice: mi si è bruciato il pranzo di nuovo, siccome è una bella ragazza, sotto c'è scritto: chissà perché lui è ancora con me. Ma questi posso dire che sono degli stereotipi ormai superati. Cioè, se io... Vabbè, perché superati? No, vabbè, perché poi penso a mia nonna che diceva: devi trovarti uno e sa fare bene la coratella, che è un piatto. Ah, proprio la coratella. La coratella. Vabbè. Senti, a proposito di maternità, Mario, io ho visto che su Facebook Maria Adinolfi non ha gradito, diciamo così, l'attacco frontale del ministro degli interni Salvini alla Rom, madame, come si chiama? Madame Furto. Che c'ha quanti figli ha partorito? 11, 12, 15, una cosa del genere. Insomma, sopra i 10. Una decina di figli col sospetto che lo faccia per evitare il carcere. E ha detto questa maledetta ladra. Insomma, non ti è piaciuto, diciamo, nello stile e nei contenuti di questo post, Mario? Io penso che un ministro dell'interno, soprattutto davanti all'arresto e alla punizione giusta che questa donna deve subire, non deve permettersi, proprio dal punto di vista istituzionale, un tweet del genere, con quella parola così orrenda, maledetta. E poi c'è un'altra questione che ho posto, commentando, ricordando che Salvini è uno che bacia il rosario, vuole fare il cristiano. Ecco, se vuoi fare il cristiano, Matteo, questi tweet veramente li devi evitare. Fatti dare un piccolo consiglio da un fratello della fede: se veramente vuoi recitare sta parte, prova a recitarla leggendo pure ogni tanto quello che c'è scritto nel Vangelo. Nessuno dice che quella donna non debba essere punita, ed è giusto che sia arrestata e punita nella maniera più grave possibile.
ma quel tipo di tweet un ministro dell'interno, che peraltro vuole dirsi cristiano, lo deve assolutamente evitare, perché la prima cosa che mi viene in mente è la vergogna che riguarda lui, che riguarda Matteo Salvini, nel poterlo aver solo concepito quel tipo di testo, perché poi sappiamo perché è concepito così, per la finalità, come sempre, di vellicare alcuni istinti che derivano dal fatto che questa donna è appunto da roba bosniaca, che sono istinti che non vanno vellicati. Ora Matteo Salvini ha chiuso una campagna elettorale, l'ha chiusa col 34% dei voti, è potentissimo, non deve permettersi, a mio avviso, quel tipo di linguaggio. Ho capito. Bene, forte e chiaro il tuo messaggio su questo. È stato massacrato Mario poi sui social per questa considerazione. Vabbè. No, perché purtroppo. Che gli dicono che difende la Rom. Cioè, questo è il. Sì, no, ma ormai io... fare dei ragionamenti sui social è diventato. No, ma purtroppo non è neanche più sui social. In io generale, ho capito, sì. Che se tu hai un ragionamento, io a volte non riesco più a spiegarlo, nonostante abbia, diciamo, un piccolo talento. Cioè quello. Sempre. Io non sto contestando. Non sto contestando, sì, che il tweet, sì, funzioni. Il tweet ha 20.000 like sotto. Pure il giorno in cui hanno ammazzato il tabaccaio, ha ammazzato il rapinatore. E lui in piazza ha chiamato l'applauso dicendo che il rapinatore, tutto sommato, se l'era cercata. Per carità, l'applauso scatta. I 20.000 like sul tweet arrivano. Mica dico che non abbia effetto positivo nei suoi confronti. Dico che non si deve permettere, perché esistono dei livelli oltre il quale oggettivamente bisogna poi guardarsi allo specchio. Però se uno bacia la Madonnina al comizio, se uno dice sono profondamente cristiano, se uno agita il rosario, se uno prende i voti cattolici attraverso quel tipo di manifestazioni, poi un minimo di coerenza, proprio minima, va mantenuta. Certo. Almeno un minimo di coerenza, perché poi deve esserci sempre quella fase in cui ti fai la barba la mattina, ti guardi in faccia e dici, ma forse qui non ho fatto un passo di troppo. E io penso di aver sottolineato in questa maniera, prendendomi i miei insulti, ovviamente, che se andate a leggere cosa c'è scritto sotto il mio post, troverete cose violentissime. Sì. Però ritengo che aver sottolineato questa cosa sia un favore fatto a Matteo Salvini. Spero che davvero gli scivolate del genere ne eviti il più possibile in futuro. Bene, grazie Mario Dinolfi, grazie Mario. Buon lavoro con il popolo e la famiglia. Ciao, presto a sentirci, ciao. A risentirci. Ma in che paese viviamo? In Italia.